Eccoci qua, salve a tutti amici e bentornati sul mio canale, bentornati dal vostro Gigio Juve. In questo video, ragazzi, dobbiamo parlare dell'intervista che il parlamentare di Forza Italia, Mulè, ha sostenuto a Radio CRC, dove ha spiegato alcune dinamiche del suo emendamento e dove ha praticamente fatto una denuncia molto molto importante e verso i vertici del calcio italiano ed europeo e soprattutto, ragazzi, verso chi c'è dietro, perché, ragazzi, è inutile girarci intorno, è inutile fare delle chiacchiere, è inutile raccontarci le favolette. Dietro questa storia c'è un potere sporco. Dietro questa storia, ragazzi miei, c'è qualcuno che non ha voglia che le situazioni cambiano, perché si vanno poi ad aprire determinati vasi di Pandora dove si scoprirebbero determinate cose che potrebbero far male a determinate squadre. Senza voler far nome, se però lascio ampio spazio alla vostra immaginazione. Ne parliamo in questo video, ma prima di tutto, come al solito, vi chiedo un like fondamentale per la circolazione di questo video, per farlo circolare, per farlo udire a più persone possibili. Un like a voi non costa nulla, cliccate, come non costa nulla l'iscrizione al canale, altrettanto fondamentale per far crescere un canale che si propone come informazione alternativa, come voce di protesta, come contrapposizione dei media mainstream. Quindi essere in tanti è una prerogativa molto molto importante di canali come questo, se vuoi che queste notizie, che non troverete sui cosiddetti media istituzionalizzati, quindi se vuoi che queste notizie arrivino all'orecchio di più persone possibile, e forse, ragazzi, riusciamo anche a cogliere nel segno in quella che è una vera e propria missione per ripulire il calcio italiano. Detto questo, azionate anche la campanella delle notifiche, così quando succedono cose strane, tipo ieri, perché io sono molto standard nella pubblicazione dei video, generalmente pubblico più o meno sempre alla stessa ora. Però quando succedono cose strane come ieri, che arriva la richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Agnelli e gli altri membri del CDA, e i giornali iniziano a sparare cazzate, e Ziliani, che naturalmente, ragazzi, subito inizia a twittare puttanate, c'è bisogno di un chiarimento, quindi può uscire un video fuori orario e voi rischiate di perderlo. Quindi campanella delle notifiche per rimanere aggiornati in tempo reale su tutto ciò che andrò a produrre su questo canale in futuro. Dopo questo breve preambolo, cerchiamo di arrivare al punto. Mulè è stato intervistato a Radio CRC, ha parlato del suo emendamento, ha detto che, da quello che si è capito, dalle reazioni, i vertici, la governance del calcio italiano ed europeo non vogliono interventi esterni. Non vogliono interventi esterni perché non vogliono che gli venga intaccato il loro potere, non vogliono che il loro giocattolino venga, diciamo, come spiegare, come dire, che qualcuno possa contrapporsi tra loro e il potere che hanno su tutto questo gioco. E come mai, ragazzi, non si vuole assolutamente un intervento esterno? Cioè, stiamo parlando, ragazzi, del governo, non stiamo parlando. Stiamo parlando del governo, quindi il governo ha il sacrosanto diritto di entrare in determinate cose qualora ritenga che quelle cose siano fatte male. Come secondo me il governo, già nella persona di Abodi, che a mio modo di vedere ha dimostrato ampiamente di non essere capace di svolgere il ruolo di ministro, appunto, dello sport, dovrebbe intervenire e commissariare la FIGC. Anche subito, nel momento in cui Gravina indice nuove elezioni anticipate proprio per evitare il commissariamento, io ti commissario. Che è l'unico modo, perché questo qua, ragazzi, ora sta facendo ostruzionismo per recepire, questa è una nota a margine, sta facendo ostruzionismo per recepire le norme dell'emendamento che sono passate. Però parliamoci chiaro, ragazzi, questo emendamento
che passato è monco. E come detto, come vi avevo detto già io, nel momento in cui passa questo emendamento, perde la sua efficacia i suoi due aspetti più importanti. Uno, la possibilità delle squadre di Serie A di dare un veto alle decisioni della FIGC, che è una cosa fondamentale ed importante, visto e considerato che forse il 90, se non oltre, per cento del gettito delle entrate che la Serie A propone allo Stato italiano arriva, il calcio propone allo Stato italiano arriva dalla Serie A. Quindi, voglio dire, la Serie A deve avere un'autonomia. E invece che cosa le è stato riconosciuto? La possibilità di avere un peso non del 12%, ma del 20%. Un cazzo, nulla. E soprattutto era stata sottratta la giustizia sportiva, che ha fatto carne di porco. Noi della Juventus lo sappiamo benissimo, ha fatto cose vergognose. E proprio ieri parlavamo della richiesta di rinvio a giudizio nel processo civile e penale, mentre il processo sportivo si è già consumato da oltre un anno, senza che il processo civile e penale sia ancora cominciato. Sull'inchiesta di un giudice che ha dichiarato di odiare la Juventus, sull'inchiesta attraverso delle intercettazioni farlocche, perché erano intercettazioni ottenute senza previa autorizzazione del giudice, di una procura che non aveva competenza territoriale, e la Juventus ha subito un danno economico da 100 milioni. Mentre altre squadre, come abbiamo detto, stanno facendo carne di porco, quella merda azzurra su tutte, niente. E allora vedete, qual è il motivo che hanno voluto bloccare questa possibilità di saltare la giustizia sportiva e di andare direttamente al TAR? Perché vogliono controllare loro il gioco, perché l'Inter deve essere salvata, l'Inter abusiva deve essere salvata, e quella, ragazzi, è l'unica ragione. È Marotta che sta bloccando tutto, non quel pupazzo di Gravina, che è stato un pupazzo dai tempi di Castel di Sangro, è stato un pupazzo dal momento delle elezioni ed è un pupazzo a tuttora, ragazzi. Ho il pupazzo di Ceferin, il pupazzo di Gravina, di Marotta, ma lui non conta un cazzo, ragazzi. Lui è lì, ma anche se ne mettono un altro, se per dirvi rimettono il vecchio presidente della FIGC che hanno proposto, che adesso è presidente della Lega dei Dilettanti, mi sfugge in questo momento il nome, di cui abbiamo parlato qualche giorno fa appunto, non cambia niente, perché Marotta controllava lui, controlla questo, controllerà tutti. Il fulcro è Marotta, bisogna indagare su Marotta, ma Marotta ha dei paletti all'interno del governo, perché poi anche dall'interno del governo sono successi dei casini. È lì il problema è del signor Ignazio La Russa, perché onorevole non lo chiamo, perché è tutto tranne che onorevole. Uno che usa l'auto blu per fare andarsene in giro a fare i cazzi suoi a spese nostre non è onorevole. Uno che raccomanda il figlio non è onorevole. Uno che per il bene dell'Inter, per il bene dell'Inter, blocca quella che è o quella che potrebbe essere un'inchiesta, non è un onorevole. Uno che per il bene dell'Inter rallenta un emendamento o che comunque non spinge per il bene del governo questo emendamento non è onorevole. Quindi il signor Ignazio La Russa c'è dietro tutto questo, come c'è Beppe Marotta. È chiaro ed evidente. Poi possiamo far finta di non capire, possiamo far finta che a noi queste cose non interessano, possiamo far finta che tutto questo non sia vero, che il calcio italiano sia bello, che il calcio italiano sia puro, però poi mi dovete venire a spiegare come mai succedono queste cose. Come mai Mulet ha dichiarato di aver subito delle pressioni? Come mai è arrivata una lettera dall'UEFA 3 ore prima dell'approvazione di questo emendamento, ragazzi? Una lettera di minaccia dove si minacciava di cancellare le squadre italiane dalle competizioni europee. Ma questo è niente, ragazzi. Lui ha subito minacce a casa, è stato minacciato a casa sua, gli sono arrivate delle minacce a casa sua, ragazzi. Questa qua è gentaglia, ed è forse un caso, ragazzi, che nel momento in cui Beppe Marotta e alla Juventus fanno i provini per entrare nella Juventus figli di mafiosi, ed è un caso che c'è l'inchiesta Alto Piemonte, dove i tifosi della Juventus aderenti alle cosche dell''Ndrangheta
entravano allo stadio con biglietti e venivano regalati un sacco di biglietti a prezzi vantaggiosi. Questi qua ci facevano il lucro e il commercio nel periodo di Marotta. Poi Marotta viene improvvisamente cacciato dalla Juventus e se ne va all'Inter. Casualmente l'Inter comincia a vincere, casualmente lo scorso anno si scopre che nella curva dell'Inter ci sono infiltrazioni dell''ndrangheta che hanno a che fare con la società Inter. Naturalmente, Marcello Viola non indaga perché andare ad indagare, dai ragazzi, facciamo finta di niente. Però questo è quello che succede in Italia, questo è quello che c'è all'interno del calcio italiano. Allora poi possono venire qua i tanti coglioni a dirmi: perché non parli del mercato della Juventus? No, non parlo del mercato della Juventus, non me ne frega un cazzo del calciomercato. Io devo far luce su queste porcherie. Se a te non sta bene, mio caro il cartonato, perché poi lo so che sei un cartonato di merda che vieni qua a rompere il cazzo, vai via, vai su un altro canale, non venire qui a farti male, ad ascoltarmi, perché hai paura. Tu hai paura. Per quello che vieni ad ascoltare, per capire se io so qualcosa che vi possa far male realmente, per quello che vieni qua tutti i giorni come un ratto, perché tu sei un ratto pignorato. E quindi vieni qua a rompere i coglioni tutti i giorni. E poi fai le tue minacce, le tue cretinate, pensando di far paura a chi che sia. Qua non fai paura a nessuno. Quindi puoi bellamente cavarti dai maroni. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio se siete stati fino a questo punto del video. Se arrivate a questo punto del video, lasciate un vostro commento perché è fondamentale, massima condivisione di questo contenuto, perché c'è bisogno, ragazzi, che la gente capisca, perché qua si aspettiamo la Gazzetta dello Sporco che ci dice che Lautaro Martinez è prossimo a vincere il pallone d'oro, un imbecille come Lautaro Martinez, ragazzi, siamo frischi, quindi c'è bisogno di condivisione. Condividete a manetta sui vostri social con tutte le persone che hanno sete di sapere che cosa sia davvero il calcio in questo momento in Italia, che schifo c'è dietro al calcio. Quindi condividete, commentate e fino alla fine, contro tutto e tutti, sempre e comunque. Forza Juventus! E un bell'intermerda che per cominciare la giornata non guasta, davvero. Vai!